E siamo tornati alla clinica Eugin, dove ci eravamo lasciati nella prima parte di accompagnamento alla coppia durante i primi step di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Ci troviamo in compagnia delle dottoresse Piccoli e Salaorni, che ci spiegheranno anche un pochino come proprio si accompagna, no, la paziente e la coppia in questo percorso. Dottoressa Piccoli, come avviene la personalizzazione del trattamento alla coppia? Sì, una volta che abbiamo identificato il trattamento migliore per la coppia, quindi o di fecondazione assistita di tipo omologo o eterologo, la coppia può accedere al trattamento senza alcuna lista d'attesa. E la donna si deve sottoporre, in caso di fecondazione assistita di tipo omologo, a una preparazione che si basa su una terapia personalizzata, che viene scelta sia sulla base di una serie di fattori, sull'età della donna, sull'esito degli esami ormonali, della sua riserva ovarica, quindi della conta follicolare. Ed è fondamentale che la terapia venga eseguita nei tempi e nei modi indicati dallo staff di Eugin. Infatti, nonostante la terapia venga illustrata in ogni dettaglio e in anticipo, spesso nel momento in cui la donna si trova a doverla assumere possono emergere una serie di dubbi, complice anche il fatto di sbagliare, quindi di compromettere il trattamento. E uno dei vantaggi di rivolgersi alla nostra clinica è che le coppie hanno a disposizione un canale di comunicazione diretto, sicuro e che garantisce la massima privacy, che è l'area riservata, attraverso cui possono porre le loro richieste, i loro dubbi, le loro domande, e il nostro staff si attiva immediatamente per dare loro supporto e per rispondere ai dubbi sulle modalità di assunzione della terapia e quant'altro. Le ATP sono in prima linea e riferiscono immediatamente a noi medici. Un aspetto fondamentale in corso di fecondazione assistita di tipo omologo è il monitoraggio follicolare, che consiste in una serie di ecografie durante la stimolazione ormonale, dove andiamo a valutare la crescita dei follicoli e quindi a verificare qual è il momento più idoneo per eseguire il prelievo ovocitario, al fine di recuperare il numero massimo di ovociti idonei poi al trattamento. Fondamentale è l'ecografia dell'endometrio, cioè un'ecografia transvaginale dove andiamo a valutare lo spessore e la morfologia dell'endometrio al fine di valutare qual è il momento ideale per eseguire il trasferimento embrionario. Ed è un pochino anche un retaggio nostro culturale dare al ruolo dell'ostetrica un volto prettamente della figura che fa nascere i bambini, no? Invece lo abbiamo già visto anche in altre circostanze qui a Live PMA, il ruolo dell'ostetrica in un'equipe medica di procreazione medicalmente assistita è molto importante, fondamentale per la coppia. Perché? Il ruolo dell'ostetrica è proprio quello di dare un supporto continuo alla coppia in questo percorso che siamo consapevoli essere un percorso molto intenso, molto delicato, caratterizzato anche da momenti difficili come ad esempio l'attesa dell'esito degli esami preparatori al trattamento o addirittura l'esito delle beta-HCG stesse. I pazienti con le ostetriche hanno la possibilità di andare ad instaurare un tipo di rapporto che può essere un pochino meno formale rispetto a quello che si può instaurare tra medico e paziente, e questo gli permette di sentirsi liberi, di aprirsi, di esprimere le loro perplessità, le loro difficoltà e insomma risolvere ogni tipo di dubbio che può nascere anche in corso di trattamento. Per questo motivo Eugin garantisce a tutte le coppie un contatto continuo con le ostetriche. Questo contatto può avvenire innanzitutto di persona in occasione delle varie visite, delle ecografie, dei prelievi ematici, che sono sempre un buon punto di incontro per fare il punto della situazione, per fare un ripasso delle terapie e via dicendo. Un altro metodo di comunicazione che tutti i pazienti hanno con noi ostetriche è quello telefonico. Possono contattare il nostro centralino telefonicamente e poi nell'arco della giornata ricevono un riscontro da parte del team delle ostetriche. Infine, come diceva la collega Piccoli, tutti i pazienti tramite il sito Eugin possono accedere alla loro area riservata, tramite cui possono avere uno scambio di informazioni molto rapido e protetto, soprattutto con noi ostetriche. Quindi possiamo dire che il nostro ruolo è quello di una vicinanza continua durante tutto il percorso della coppia. Ecco, come vedete, ogni step è importante, ogni figura ha la sua rilevanza, e io direi che il nostro viaggio a questo punto può continuare giù dove ci sono i laboratori di una clinica PMA, che sono il cuore, come abbiamo detto molto spesso, di una clinica dove avviene appunto la magia della vita.
Allora, dottoressa Dal Canto, ci troviamo in quello che io amo definire un po' il cuore, no, delle cliniche di PMA, ossia il laboratorio, dove avviene appunto il miracolo poi della vita, tutto il percorso fatto, poi qui si concretizza e si capisce se effettivamente poi riusciamo ad arrivare concretamente poi ad un embrione. Quanto è importante che una clinica si avvali anche di personale specializzato con una pluriennale esperienza affinché questo possa dare poi anche appunto un risvolto positivo nelle tecniche di fecondazione assistita? Moltissimo, sia il laboratorio, intendendo la parte di apparecchiature e di strumentazione di cui il laboratorio è dotato, sia l'equipe dei biologi con esperienza sul campo sono fondamentali per poter garantire un risultato, standardizzare un risultato e poter raggiungere determinati livelli standard di qualità che ci possono permettere di confrontarci con gli altri centri in giro per il mondo e a livello internazionale. Il processo inizia proprio qui con quello che è la fecondazione e il primo step quindi per noi è quello di selezionare le due cellule più importanti. Per poter unire queste due cellule usiamo due tipologie di tecniche, una tecnica denominata standard IVF o FIVET, un pochettino più fisiologica, una tecnica un pochettino più invasiva che è la ICSI, che permette di prendere un singolo spermatozoo e utilizzarlo per un singolo ovocita. Le curiosità sarebbero veramente tante perché, come vediamo anche alle nostre spalle, qui ci sono degli embrioni che si stanno evolvendo in time lapse. Questo è un altro strumento importante, ad altissima tecnologia, arrivato nelle nostre mani 5-6 anni fa, che ha combinato l'utilizzo di incubatori che servono per mantenere temperatura e atmosfera controllata dove l'embrione si sviluppa in maniera adeguata, controllo delle immagini, quindi cattura 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abbiamo così scoperto che cosa combina l'embrione durante la notte, che prima non sapevamo perché nessun biologo è mai andato di notte a vedere che cosa succedeva all'embrione. E ecco che abbiamo imparato tantissimo e oggi con questi strumenti possiamo vedere che non tutti gli embrioni hanno un ritmo simile. C'è un ritmo più fisiologico e un ritmo meno fisiologico. Con calcoli matematici, algoritmi, ad oggi siamo capaci di poter vedere entro le prime 48 ore di sviluppo qual è l'embrione con il ritmo fisiologico a più alto tasso di impianto per trasferirlo il prima possibile nell'utero della donna e dare alla donna la gravidanza il prima possibile. E come l'evoluzione di un embrione, noi invece continuiamo, proseguiamo con il nostro viaggio. Venite con me. Dottor Giuliano, abbiamo visto insomma quanti sono gli aspetti, i criteri da tenere anche in considerazione per la valutazione di una clinica specializzata in procreazione medicalmente assistita. Diciamo che uno degli aspetti importanti per le coppie sono i famosi numeri, no? Quindi parliamo anche di tassi di successo, ma cerchiamo di capire innanzitutto quanto sono effettivamente importanti e come, diciamo, sarebbe corretto utilizzare questo tipo di informazione da comunicare poi anche alle coppie. I famosi numeri sono la prima cosa che guarda una paziente, una coppia, quando cerca un centro di PMA in internet o sui vari social media che sia. Il numero è importante fino a un certo punto, perché il numero ti permette innanzitutto di far capire alle pazienti che fare la FIVET non è un qualcosa di meccanicistico, fare la FIVET non è un percorso da catena di produzione, cioè fare la FIVET nel centro X non è la stessa cosa che farlo nel centro Y. Ci sono professionalità, ci sono strumentazioni, ci sono tecnologie che rendono le percentuali di successo differenti da centro a centro, quindi è importante da parte della paziente, della coppia, informarsi su quelle che possono essere appunto i tassi di successo di un centro al quale decidono di affidarsi per ricercare la loro gravidanza.
Tuttavia il numero non è l'unica cosa. Il numero bisogna saperlo leggere. Molte volte ci sono delle pubblicità ingannevoli dove si parla di una percentuale cumulativa spacciata per una percentuale singola di successo su single tentativo. A volte non si fa distinzione tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa, dove ovviamente lì i tassi di successo sono notevolmente differenti. E l'altra cosa da analizzare è l'approccio. L'approccio, perché quello che dico sempre io alle pazienti: noi non siamo un fivettificio, noi non siamo una catena di montaggio. Noi non guardiamo alla coppia come un numero, noi guardiamo alla coppia come due pazienti. Noi dobbiamo studiare la coppia in tutto e per tutto, perché se non arriviamo a quelle che sono le cause di infertilità, se non studiamo la coppia a 360 gradi e quanto più profondamente possibile, il successo non arriverà mai. Detto ciò, permettetemi di dire che però i numeri di Eugi sono particolarmente incoraggianti. Le nostre percentuali di successo sono di gran lunga superiori alla media nazionale. Non voglio dire che siamo i migliori, ma sicuramente posso dire che non siamo secondi a nessuno. Dottor Giuliano, io veramente ringrazio lei, ma ringrazio tutto lo staff, tutta l'equipe medica, dal dottor Patrelli a tutte le professionalità che in questo viaggio qui ad Eugin insieme a voi abbiamo avuto l'onore di conoscere. Grazie per aver ospitato le telecamere di Live PMA, di aver aperto a Telecittà questa opportunità di far conoscere anche alle coppie tutte le varie tappe, i vari step e tutte ovviamente le varie professionalità, perché è bello conoscere la clinica, ma soprattutto nel viso delle persone. A presto.